Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova parte della guida di Pokémon White. E come avete visto nella precedente parte abbiamo battuto il tipo plasma e ora andremo nella favolosissima città 3D. Siete pronti? Bene, incominciamo. Ora ci avventureremo. Pronti per prendere la nostra terza medaglia. Grazie a tutti coloro che si sono iscritti al mio canale. Siamo 17, però dobbiamo aumentare, ragazzi. Comunque, eccoci qui, stiamo per arrivare. Corriamo. Ecco. Ora, dopo di qua ci sarà il ponte che ci congiungerà alla città 3D. Ecco qui, stiamo per andare. La città 3D viene chiamata Yun City. Io però la voglio chiamare città 3D perché è proprio 3D, insomma. Ecco, dopo di qua arriveremo nel ponte. Guardate, eccoci qui nel ponte, pronti per... Il ponte è lunghissimo, però ce la posso fare. Dopo riceverò la bicicletta, non vi preoccupate. E si riparte all'avventura. Dovremmo attraversare tutto questo ponte. È cosa da niente, ragazzi. Comunque, per chi volesse commentare insieme a me e alcune parti di una vostra guida, mi contatti per messaggio privato. Io vi spiegherò che dovete fare per incontrarmi. Capito? Quindi se volete commentare una vostra parte della vostra guida insieme a me, basta che mi contattate per messaggio privato. E io, se avete Skype o MSN, vi darò il mio contatto. Inoltre i miei video verranno pubblicati nell'arco delle ore di pubblicazione che ho messo nel mio canale. Quindi attenetevi a quelli orari di pubblicazione, non ditemi quando esce la prossima parte, perché in base a quegli orari. Comunque, riprendiamo. Non sbiamo, va lento, no? Continuiamo. Ho aumentato un po' la velocità del nosvia, ma non so se continua. Guardate il ponte quanto è lungo. Questa è la città 3D chiamata Yun City, e la città è la capitale di Issu, come già sapete. Sto attraversando il ponte. Continuiamo. Prendiamo. Pronti per arrivare nella nuova città. Ecco,
Stiamo quasi arrivando. Ancora un altro tratto di strada, ragazzi. Manca poco. Ci vuole un altro tratto di strada e saremo già arrivati a Union City, cioè la città 3D. Devo dire che questo Pokémon White è stato fatto bene nelle precedenti versioni e che il creatore dei Pokémon si è proprio impegnato, cioè la Granny Frank si è impegnata nel creare questo favoloso gioco. Comunque siamo quasi arrivati, già vedo le palazzine da qui. Ancora un altro po', non mi farà aspettare tanto. Vedete com'è? Stiamo arrivando già, guardate, io vedo già la porta che ci condurrà direttamente nella città. Basta scendere queste scale. Eccoci. Quasi arrivati. Eccoci arrivati. Usciamo. Ragazzi, eccoci finalmente nella favolosissima Union City, la città 3D. Ecco qua. Come potete notare quante palazzine che ci sono. Quindi come vedete c'è il centro Pokémon. Ma io non c'entrerò. Non c'è bisogno che i miei Pokémon si curino. Al momento. Poi quando dovrò battere Cavolestra vedremo. Guardate quante strade che ci sono. Ora vi porterò nella palestra dove però è chiusa. Ora vedrete. L'ultima stradina dovrebbe essere più in là. Cioè, qui. E infatti. Eccoci che abbiamo altro. Che siamo entrati. Ecco la palestra, è questa di qua a destra. Ecco che esce il mio rivale. La palestra naturalmente è chiusa. Il capolestra è quello che avevamo visto prima. Il mio rivale se ne va. Ecco di qua, il capolestra. Comunque ragazzi, ci vediamo nella
prossima parte della guida di Pokémon Y. E ricordate, votate, commentate e scrivete. Quindi, alla prossima!